Incendio a Nettuno, alle Grugnole, a lavoro i vigili del fuoco e la protezione civile. Auto cade in una buca a Nettuno in via Trieste, l'area transennata. Ignoti bucano le gomme di 5 biciclette a Nettuno. Parcheggia in divieto e lascia il biglietto, chiamatemi, multato dai vigili. I cittadini di via delle Nerine ad Anzio, incubo rifiuti, secchi rotti e raccolta a caso. L'Anzio Waterpolis in serie A1, quindi nella storia, si prepara ad affrontare i big. Il premio più importante, ed è vero, è che la gente mi voglia bene, anche se non mi vede in televisione, però io credo di avere, come posso dire, un certo credito, una certa fiducia, perché non ho mai tradito il pubblico, non ho mai tradito nessuno. Tutti dicono che l'amore fa braccetto con la follia, ma per una che è già matta tutto questo che vuoi che sia, tante volte l'incoscienza è la strada della virtù, litigare, litigare per amarsi sempre di più. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio e non c'è guerra, quando a letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste. Salve amici di Niente TV e ben ritrovati con la nostra edizione locale del TG. Questo era un omaggio alla regina della TV, Raffaella Carrà, che purtroppo ci ha lasciato ieri all'età di 78 anni. Andiamo avanti, passiamo ora alle notizie di cronaca. C'è stato un incendio a Nettuno, alle Grugnole, al lavoro 8 squadre dei Vigili del Fuoco e al lavoro anche la Protezione Civile. Nel pomeriggio del 4 luglio, durante il giro di controllo del territorio e autorizzati dalla sala operativa regionale, le squadre dell'Associazione Nettuno Volontariato di Protezione Civile sono intervenute per un incendio in zona Grugnole su strada Ponte Materiale a Nettuno. A causa del vento moderato, le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo anche un casale abbandonato, provocando diverse esplosioni. È stato necessario l'intervento di più associazioni e di 3 squadre di vigili del fuoco, per un totale di 8 mezzi impiegati contemporaneamente. Tanti i danni, ma il tempestivo intervento degli operatori antincendio ha limitato i danni, che potevano essere molto peggiori. Andiamo avanti con le notizie, sempre a Nettuno, un'auto sprofonda in una buca in via Trieste e l'area è stata transennata. Ennesima buca in via Trieste a Nettuno, ma questa volta la notizia è che un'auto ci è letteralmente caduta dentro. Ieri mattina sono intervenuti prima gli agenti della polizia locale, poi il personale della Poseidon, che ha transennato l'area che in precedenza era solo segnalata. Su questa via è un continuo, ci racconta una residente esasperata. Ogni 2 mesi si apre una voragine, transennano per settimane, poi riparano e si ricomincia. Qui sotto c'è una tubazione che è rotta e va sostituita. Non è possibile fare ogni mese un intervento e non pensare di dover sostituire tutto il tubo, che è un colabrodo. Adesso voglio vedere, dopo che hanno transennato, quanto tempo ci vorrà per intervenire e tra quanti giorni si aprirà un'altra voragine. Restiamo ancora a Nettuno, ignoti bucano le gomme di 5 biciclette dei bagnanti, vediamo il servizio. Sabato 3 luglio si è verificato un vergognoso atto di vandalismo. Sono state bucate le gomme di 5 biciclette lasciate in sosta sulla discesa a mare dei Lidi di San Gallo e Vittoria. A darne notizia un cittadino di Nettuno che aveva deciso di andare al mare senza spostare l'auto e si è trovato con la ruota a terra. Non è chiaro se si sia trattato della bravata di qualche ragazzino o di un gesto di altra natura. L'episodio è stato segnalato alle forze di polizia. Parcheggia l'auto in divieto e lascia il biglietto chiamatemi, multato dai vigili. Ha lasciato l'auto in una zona di divieto a Nettuno, in via Fratelli Rosselli a Creta Rossa, ed è andato al mare.
Lo sapeva però di aver lasciato l'auto male ed ha pensato bene di lasciare un biglietto sul cruscotto, spiegano i suoi piani. Per qualsiasi problema chiamami, sono al mare, seguito dal numero di telefono. Sta di fatto che qualcuno ha chiamato ma non alla persona che era andata al mare. Ad essere chiamati per la sosta selvaggia sono stati i vigili che, una volta sul posto, hanno constatato diverse infrazioni e multato tutti. Ad Anzio, incubo rifiuti in via delle Nerine, i cittadini scrivono alla nostra redazione: incubo rifiuti secchi rotti e raccolta a caso. Buongiorno, siamo un condominio di Anzio di via delle Nerine, dal civico 12 al civico 20, e oramai, da quando è stato attivato il servizio porta a porta, il problema rifiuti è sempre presente. Questa è la testimonianza dei cittadini che, foto alla mano, fanno presente un problema abbastanza importante. Giorni di ritiro non rispettati, bidoni distrutti e mai sostituiti, nonostante le ripetute richieste, resti lasciati per la fretta in strada e puliti da noi, per non parlare delle potature che sono state ritirate ogni due mesi circa, una situazione a dir poco intollerabile che più volte è stata segnalata, ma a cui nessuno, almeno per il momento e lo vediamo in tutta Anzio, si è preoccupato di risolvere. Grazie mille e buon lavoro. Ora parliamo di sport. L'Anzio Waterpolis in Serie A1 si prepara ad affrontare le big. L'Anzio Waterpolis è in Serie A1, sono passati 12 anni da quando l'allora Latina Pallanuoto, insieme al compianto Nando Pesci, salì nella massima serie. Il presidente era sempre Francesco Damiani, il team manager Egidio Cervini, il DS Roberto De Gennaro, loro ancora presenti insieme ad una squadra eccezionale con capitano La Penna in cattedra e Roberto Tofani, condottiero forte dal carattere mite, con il suo vice Max Murgia ed il preparatore atletico Fabio Sarto. A completare il team il direttore tecnico Massimo Giordani, anziate doc, ed il tuttofare direttore amministrativo Massimo Baccini. Volano pulsante di questa macchina perfetta. Ringrazio tutta la squadra, dice mister Tofani, i titolari e non titolari, tutti i tecnici, la dirigenza e soprattutto la cittadinanza di Anzio, che ci ha accolto a braccia aperte. Sapremo farci apprezzare con l'impianto che abbiamo realizzato. Pensare che il prossimo anno verranno ad Anzio squadre come la Prorecco, il Brescia, tutte le big della pallanuoto italiana, è motivo di soddisfazione ed orgoglio per noi di tornare nell'Olimpo della pallanuoto che conta. Condivido con tutti gli amici, con tutti gli atleti che sono stati con noi quest'anno, ma anche tutti quelli degli anni scorsi con la Latina Pallanuoto che si sono susseguiti, la grandissima soddisfazione per questa splendida vittoria. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per averci seguito e vi rimando alle prossime edizioni del nostro TG Locale.